Carissimi amici, per questo tempo di avvento che sta per iniziare, vorrei donarvi due parole che prendo dal Vangelo della prima domenica di avvento. La prima è: state attenti. La seconda: vegliate, vigilate. Ecco, state attenti. Cosa può significare per la nostra vita spirituale e quotidiana? Stare attenti all'altro, stare attenti al Signore che passa nella nostra vita. Stare attenti affinché non perdiamo ogni istante della nostra vita e del nostro tempo. Ecco, il tempo. Oggi noi siamo ossessionati dal tempo che passa. Siamo quasi degli inseguitori. Lui corre avanti e noi dietro. Prendiamoci in questo tempo di avvento un tempo opportuno per riflettere, per pensare, per meditare la parola di Dio, per esempio la preghiera, ma soprattutto per soffermarci sul volto delle persone che ci affiancano in questo cammino che è la nostra vita. Allora dobbiamo cercare di comprendere l'importanza del tempo, non tanto quello che passa, quello degli orologi e dei calendari, ma il tempo interiore, il tempo che possiamo chiamare il tempo opportuno, quello dell'attimo che diciamo fuggente, ma può essere invece un attimo che può cambiarci veramente la vita. Quindi stiamo attenti a come usiamo il nostro tempo. Infine, l'altra parola chiave di questo tempo di avvento è vegliate. State attenti, state svegli, non addormentatevi. Ecco, vegliare significa appunto non stare addormentati. Cosa significa per noi? Oggi il rischio è quello della noia, del senso di stanchezza che ci può prendere, afferrare, sia per i tanti impegni che abbiamo, sia per lo stress, per mille motivi. Addormentarsi significa non avere più a cuore l'altro, Dio, i fratelli, stare comodi con le pantofole ai piedi, convinti che sto a posto, sto bene, sia sul piano spirituale che sul piano materiale. Il Signore, invitandoci invece alla vigilanza, a vegliare, a stare attenti, sobri e svegli, vuole dirci: non accontentarti mai, cerca sempre di andare oltre, di andare avanti, cerca sempre di trovare un motivo in più per lottare, per andare avanti e per scoprire soprattutto la bellezza della vita. Allora accogliamo anche noi l'invito del Signore. Stiamo attenti e stiamo svegli.